Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan. Qui c'è una manina, così sarete sempre con noi. Buongiorno, buon sabato e speriamo che sia davvero un buon sabato perché oggi si gioca come sempre, prima l'Inter e poi il Milan. Eh sì, perché questo vantaggio, e ha voglia a dire che non è un vantaggio, mio caro amico, è un gran vantaggio, e non solo per quanto concerne, diciamo così, la stabilità o l'emotività dei calciatori, è proprio l'ingiustizia sportiva. Bisogna giocare tutti lo stesso giorno, quando si è verso la fine, soprattutto in ottica scudetto, e bisogna aver recuperato tutte le partite senza provare a vincerle a tavolino. Mi stava venendo in mente ora il grande Valentino Rossi. Eh sì, perché Valentino Rossi, se ve lo ricordate bene, è uno che ha vinto tanto nella vita e ha vinto tanto con una tattica: far superare l'avversario, farsi superare e poi mettergli pressione, stargli dietro mettendogli pressione. E questo probabilmente è quello che il Milan proverà a fare con la seconda squadra di Milano. La voglio vedere così, un po' alla Valentino Rossi, e poi all'ultima curva ce ne andiamo via. Stamattina c'è una guerra incredibile tra gabbiani e piccioni, altro che hanno perso la compagna. Stanno vincendo i gabbiani. Ecco, speriamo che i gabbiani siano il Milan di stasera, aggressivi, e quei piccioni dei genuani. Ma tutto il mio rispetto per la squadra più anziana d'Italia e soprattutto per la squadra che tifa mio nonno, quindi però purtroppo, caro nonno, baci, ma oggi dobbiamo vincere noi. Per quanto concerne invece la seconda squadra di Milano, ci sarà lo Spezia che si scanserà, perché mentre con noi lo Spezia ha fatto la partita dei sogni, la partita del secolo, ve la ricordate? La partita indimenticabile, la partita perfetta. Guardate stasera lo Spezia come va. Guardate stasera lo Spezia. Ma poi bisogna scendere in campo e giocarle, appunto, bisogna giocarle. Il calendario non è dalla parte nostra. Ma arriviamo anche, diciamo così, alla vigilia, alla super vigilia della Coppa Italia. Ragazzi, Pioli lo dice da tanto, la squadra è forte, merita di vincere qualcosa. Bene, noi siamo qui apposta stasera, ancora una volta, praticamente San Siro stracolmo, stracolmo e senza il pathos, o meglio, con molto pathos, ma senza ancora aver vinto niente. E questa è la differenza che fa tra uno stadio dove ci sono tifosi perché hai vinto e una squadra dove ci sono tifosi e ancora non hai vinto. È inutile che ci girate attorno, è inutile che prendete spunti, che fate, che dite. Il Milan è il Milan. Punto. Ieri ha parlato invece il presidente, ora torniamo alla formazione, ma ieri ha parlato il presidente del Torino e al di là del fatto che c'era ancora qui per la partita Torino-Milan, ha detto di due giocatori, Bremer e Belotti. Su Bremer il giornalista gli ha fatto la domanda, dice: ma c'è l'Inter? C'è l'Inter, ci sono tante squadre, ci sono tante squadre, questa è la sua risposta. Dice che effettivamente c'è un interesse molto concreto da parte di tantissime squadre. Oddio, se devo essere sincero, mi piacerebbe molto Bremer perché comunque è un giocatore molto forte, l'abbiamo visto anche contro di noi, però c'è un però. Noi siamo la squadra, ieri uscita dalla classifica, meno penetrata d'Europa, quindi cioè la miglior difesa nelle ultime partite, di tutti i cinque campionati maggiori in Europa. Quindi il Milan aspetta Kier, Romagnoli probabilmente andrà alla Lazio, Gabbia è una riserva che personalmente mi convince poco, mentre per quanto concerne, sì, forse manca, poi figuriamoci. Con tutti gli infortuni che abbiamo avuto quest'anno, non so nemmeno dare una valutazione. Più ce ne sono e meglio è, però hai comunque questa scoperta incredibile di Kalulu. Però Cairo ieri ha parlato anche di un altro giocatore, ha parlato di Belotti. Belotti dal 1º febbraio era libero di firmare con chicchessia, per cui
Oddio, che sì, proprio mi dà fastidio anche la parola chi che sia, che oggi tra l'altro scendere in campo ha detto che è carico. Vabbè, dobbiamo sopportare anche questa. Dicevamo che dal 1 febbraio Belotti era libero di firmare con chiunque. E sembrerebbe, secondo le parole di Cairo, che comunque è un presidente che sa usare la comunicazione, è un editore, insomma anche l'editore della Gazzetta dello Sport, e dice che probabilmente lo ha anche fatto. Quindi Belotti ha già firmato per il Milan? Questa è una domanda-risposta, perché se è una domanda ieri, è una risposta oggi. Quando il presidente del Torino dice per Bremer c'è molto interesse anche all'estero, poi vediamo, aspettiamo di finire bene il campionato, mancano ancora 7 partite, finire bene il campionato. Avete giocato bene, avete fatto... Oh, invece, no, bofonchiavo che proprio con noi dovevano finire bene il campionato. Il presidente ha anche aggiunto il contratto di Belotti scade a giugno e dal 1 febbraio era libero di firmare con altri club. Forse doveva comunicarlo, ma diciamo che in teoria potrebbe averlo fatto. Cioè, deluso? No, di questo argomento ho già parlato e non lo faccio più. Quindi, per dire una frase del genere, Belotti saluta il Torino e se ne va. Prima destinazione? Milano. No, Milano. Perché c'è un'altra squadra a Milano. Milano, 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 Milano. Capito? Ieri uno ha scritto: a Milano c'è solo una squadra. Ma scansati con queste 4 coppette di merda che ti ritrovi. Va bene. Oggi però dobbiamo essere carichi, dobbiamo non perdere distanza dall'Inter che andrà facilmente a vincere alla Spezia, perché l'allenatore non ha più nulla da chiedere, perché e poi la sua fede interista lo contraddistingue anche nella simpatia. E infatti vedete la Spezia che ha 15 punti, scusatemi, la Spezia che è quindicesimo con diciamo così 33 punti a 10 punti dalla zona retrocessione. Che volete fare ragazzi? Noi invece abbiamo 22 punti, o meglio il Genoa 22 punti e addirittura non gli basta nemmeno il pareggio a San Siro. Vediamo come andrà, perché come poi si dice sempre, bisogna scendere in campo. Sì, bisogna scendere in campo, bisogna scendere in campo e bisogna vedere quello che dobbiamo fare. Chiudo dicendo che spero tanto che almeno stasera Chiffi, che è l'arbitro di Milan Genoa, faccia la sua parte, perché non sono molto carico, devo essere sincero, perché mi scoccia tanto che giochi prima l'Inter e poi il Milan e che giochi contro lo Spezia che si scanserà e che poi dovremo passare tutta la serata a pensare se va bene, se va bene come abbiamo fatto a non vincere col Bologna. Porca di quella.